Ciao amici! Dagli antichi mulini a vento ad asse verticale risalenti a più di 1000 anni fa alle inquietanti ma stupende sculture di paglia di riso del Wara Art Festival. Ecco le 10 cose più strane che potrai vedere in tutta la tua vita. Se un giorno incroci un cavallo Gypsy Cob, anche chiamato Irish Cob in inglese, avrai sicuramente la stessa mia impressione. È un cavallo con un ottimo temperamento e una grande dolcezza. Viene soprannominato persino il cavallo cane, a causa della sua gentilezza. Ma purtroppo una risorsa fisica sorprendente di questo cavallo fa sì che alcuni umani lo respingano. Che sia maschio o femmina, questo cavallo porta un baffo così lungo che talvolta raggiunge i 18 cm. In alcuni questo baffo è talmente folto che diventa praticamente una barba. A causa di questo tratto particolare, questo cavallo deve subire le prese in giro e le cattiverie di alcuni internauti, ma per fortuna altri insorgono e considerano persino che un cavallo con un baffo è piuttosto divertente. Per molti anni gli agricoltori di Niigata in Giappone erano delusi. Certo, avevano spesso buoni raccolti, erano solitamente benedetti dalla pioggia abbondante e dalla terra fertile, ma avevano un problema. I rifiuti di riso in eccesso, chiamati wara in giapponese. Ovviamente, come i loro vicini delle altre province giapponesi, li davano al bestiame, ma per loro non era abbastanza. Dovevano trovare un'altra soluzione e a furia di pensarci finirono per avere un'idea. A Niigata nel 2008 inventarono il Wara Art Festival. Ormai ogni anno il wara si trasforma sotto le mani di agricoltori abili in autentiche opere d'arte terrificanti. Durante tutto il Wara Art Festival, il parco Uwasekigata a Niigata diventa quindi un rifugio per gorilla, rinoceronti e leoni enormi. Unico piccolo inconveniente durante questo festival: gli abitanti di Niigata, vittime del successo delle loro sculture, hanno molti più turisti del solito. Ma non importa, il Wara Art Festival ha reso orgogliosa tutta la regione ed ora in poi più nessun rifiuto di riso si perderà. L'Iran è in gran parte un paese secco e arido, di conseguenza i suoi abitanti hanno dovuto dare prova di inventiva in modo da poter irrigare i loro terreni. Nonostante tutti i loro sforzi, il rendimento non era davvero all'altezza delle loro speranze e avevano davvero bisogno di un'idea brillante per rimediare al loro problema. Gli ingegneri persiani hanno allora pensato di utilizzare l'energia del vento in modo da far girare pale su un asse, il che avrebbe fornito energia gratuita e praticamente eterna. Così vennero inventati i primi mulini a vento della storia dell'uomo, nel 670 prima della nostra era. Questi dispositivi eolici geniali sono stati allora eretti un po' ovunque in Iran, ma in quantità decisamente più grandi nella provincia del Khorasan. Questo sito venne scelto perché faceva parte di una zona montuosa e che era quindi un luogo estremamente ventoso. A Nashtifan, ad esempio, c'erano talmente tanti mulini che la città venne soprannominata l'antica città dei mulini e persino il valoroso Don Quixote non avrebbe potuto abbatterli tutti. Grazie alla potenza controllata dal vento, gli ingegneri hanno quindi effettivamente potuto risolvere i problemi di irrigazione che aveva il loro popolo. Tuttavia rimaneva loro un dettaglio da risolvere: avevano bisogno di creare delle strutture che non sarebbero state eccessivamente costose da fabbricare, senza essere tuttavia semplici edifici di cui la bruttezza avrebbe potuto nuocere alla meravigliosa urbanistica della città. Ma lontani dall'essere scoraggiati, gli abili costruttori persiani sono riusciti ad erigere splendidi mulini a vento, disponendo di un'architettura originale, utilizzando soltanto materiali tanto comuni quanto il legno, il fieno e l'argilla, e siccome le loro pale erano disposte su un asse verticale ad immagine di un tornello, l'energia veniva direttamente trasferita verso il basso del palo fino alla mola, in modo molto più efficace che con un mulino a vento ad asse orizzontale. Questi dispositivi geniali hanno quindi consentito l'irrigazione di queste contrade aride, garantendo al contempo agli antichi persiani l'integrità del loro patrimonio architettonico. Le api sono insetti estremamente socievoli e il tempo che non trascorrono a bottinare i fiori lo trascorrono a lavorare in squadra per sistemare lo sciame e prendersi cura della loro regina. Infatti quest'ultima rappresenta l'essenza stessa della colonia e nel caso muoia saranno tutte le api che moriranno con lei. Così le povere api possiedono numerosi predatori che sono tutti attratti dall'irresistibile nettare che producono nel loro addome. Quindi, per queste ultime, è primordiale sapere come difendersi bene contro gli intrusi ed è per questo motivo che le api possiedono un pungiglione dotato di veleno, di cui la puntura rimane estremamente dolorosa per qualsiasi essere umano o animale. Purtroppo, anche se il loro sistema di difesa rimane molto efficace contro la maggior parte dei predatori, è tuttavia un'arma a doppio taglio, perché piantando il loro pungiglione nel corpo dei loro aggressori, le api sono condannate a morire. E quando uno sciame si fa attaccare, sono quindi immense perdite che la colonia deplora ogni volta. Quindi, c'è stato bisogno che le api sviluppassero una tattica difensiva più efficace e che non avrebbe comportato punture suicide, grazie alla loro incredibile
incredibile ingegnosità e alla loro stretta collaborazione, alcune colonie di api hanno finalmente trovato la soluzione. Accalcandosi fino a formare un grappolo compatto, queste ultime scuotono i loro addomi verso l'alto, generando allora un'ondata che si diffonde come quella dei tifosi che fanno partire la ola in uno stadio di calcio. Grazie a questo movimento a scatti, lo sciame intero sembra muoversi come una sola entità, producendo al contempo un terribile suono stridulo che può essere sentito a centinaia di metri. Questo effetto audiovisivo risulta essere estremamente efficace per far stare alla larga i predatori dallo sciame, senza che nessun'ape ne patisca. Continuiamo a parlare di api, ma di quelle alsaziane questa volta. Il loro miele è uno dei migliori di tutta Europa, e questo grazie alla diversità dei fiori bottinati che crescono naturalmente nei massicci montuosi e nelle foreste della regione. Ma bisogna dire che questa diversità non ha potuto soddisfare le api alsaziane, le quali cercano senza sosta di migliorare la ricetta del loro nettare. Allora, per rendere il loro miele ancora più invitante, non esitano a percorrere decine di chilometri ogni giorno per imbattersi sul fiore raro. Grazie alla determinazione di questi animaletti, ritroviamo in Alsazia 6 varietà di miele, tutti più squisiti gli uni dagli altri. Ma andando ancor più oltre, nella ricerca di nettare, le api hanno finito per sentire l'odore irresistibile dello zucchero, di cui vanno pazze, e credendo di aver trovato il loro pascolo di fiori ideali, degli eserciti di api sono venute sul posto. Però non era proprio un campo di fiori che esalava questo profumo dolce, ma piuttosto una fabbrica di caramelle, i famosi M&M's. Siccome le api affamate non potevano ragionare, nessuno ha potuto impedire loro di andare a bottinare in fondo ai contenitori, contenenti i resti di questi famosi confetti al cioccolato, e come bisognava aspettarselo, il raccolto di miele di quell'anno in Alsazia ne ha fatto vedere di tutti i colori ai poveri apicoltori. Infatti questi ultimi sono rimasti scioccati nel vedere che la loro produzione mellifera avesse assunto tonalità di blu e di verde, invece del suo consueto colore dorato. Per fortuna i responsabili della fabbrica hanno deciso di coprire i loro contenitori da quel momento, impedendo quindi alle api di entrare. La primavera si avvicina per gli uccelli e con lei arriva anche la stagione degli amori. I nostri amici volatili devono quindi fare i loro nidi per poter riprodurcisi in tutta serenità e crescere i loro cuccioli, uccellini affamati. Ma sfortunatamente per gli uccelli maschi, la maggior parte delle femmine delle loro specie hanno gusti di lusso in materia di habitat e non può quindi essere soddisfatta con semplici nidi in paglia e in rami. Così, per conquistare il cuore di queste donne, i maschi devono costruire autentici palazzi 5 stelle situati in un posto molto calmo e soleggiato. Per massimizzare le loro possibilità di accoppiamento, gli uccelli maschi faranno del loro meglio in materia di costruzione e si trasformeranno in quell'occasione in sapienti architetti e designer di interni. Pian piano l'uccello fa il suo nido e risaputo, e i nostri amici volatili competono quindi in ingegno per costruire un bel piccolo nido accogliente. Ovviamente ogni specie di uccello possiede le proprie specificità architettoniche e un maschio cicogna non avrà gli stessi gusti di un maschio colibrì, nelle dimensioni peraltro, ma dopo un lungo lavoro strenuo e scienzioso, giunge finalmente il momento di far visitare i luoghi alla sua amata alata, e solo quest'ultima potrà allora valutare se questo piccolo nido d'amore potrà ospitare i loro gemiti o se sarà soltanto un nido per scapolo incallito. Guarda quest'albero che si trasforma letteralmente in fontana ogni volta che avviene un acquazzone. Situato in un villaggio chiamato Dinosa, sud-est del Montenegro, questo vecchio gelso fa scorrere acqua direttamente dal suo tronco, ogni volta che piove abbondantemente. Questo fenomeno naturale è estremamente raro e si è a lungo pensato che l'albero possedesse virtù magiche, ma la spiegazione del fenomeno non ha nulla di magico e sta nelle falde acquifere che sono appena sotto al villaggio. Queste ultime sono già piene zeppe e ogni volta che cade la pioggia si ritrovano inondate e straripano letteralmente dal suolo. La pressione idraulica è allora talmente forte che l'acqua finisce per sgorgare dal tronco dell'albero come una fontana lavorata in legno. Uno spettacolo unico nel suo genere e che non vedrai sicuramente tutti i giorni. Ne hai abbastanza di tornare a mani vuote dalla pesca? Ti succede di far salire stivali usati o lattine invece di un bel pesce argentato? Allora hai bisogno di andare ad effettuare uno stage di pesca alle Maldive, in cui sarai sorvegliato dai migliori pescatori del mondo. I pescatori maldiviani hanno infatti ereditato di una tecnica di pesca ancestrale favolosa, dall'efficacia formidabile. Allineandosi sui bordi di una grande nave, gli abili pescatori lanciano dei pesci come esche, mentre viene continuamente spruzzata acqua per creare un guizzo che attira i tonni vicini. Utilizzando allora ami specifici, i pescatori hanno solo da lanciare le loro lenze e farli salire subito. Allora la nave diventa molto velocemente piena zeppa di pesci. E se, dopo aver effettuato uno stage con meravigliosi pescatori, i pesci non mordono ancora, ebbene, sappi che dovresti soltanto cambiare hobby.
Vedendo questi alberi, concluderai necessariamente che un pittore ha ridipinto i loro tronchi con colori cangianti a seconda delle sue fantasie artistiche. Ma non è così, perché è madre natura stessa ad essere l'autrice di questi quadri meravigliosi. Questi alberi dai tronchi iridescenti sono in realtà eucalipti arcobaleno, che si ritrovano in abbondanza in alcune isole dell'Indonesia e a sud dell'isola delle Filippine. Presentando praticamente tutto lo spettro di colori visibili in un arcobaleno, i tronchi di questi alberi offrono quindi un meraviglioso contrasto con il resto del paesaggio. Al di fuori della loro bellezza, la corteccia di questi alberi e di queste foglie aromatiche producono ottime essenze di olio terapeutico e respingono persino le zanzare. Quindi, ecco un albero che qualsiasi botanico vorrebbe possedere nel suo giardino, ma altrimenti puoi sempre estrarre la tua gamma di colori e cimentarti alla pittura su tela o piuttosto su tronco d'albero. Ed ecco, per oggi è tutto. Quale di queste rarità naturali ti ha impressionato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!